Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi in questo video non ci vedremo perché non aveva senso. Devo semplicemente parlarvi della mia postazione make-up come state vedendo in video. Ieri l'ho sistemata, quindi ho pensato di farvi questo video che non vi ho mai fatto per farvi vedere un po' come ho organizzato, diciamo, gli spazi molto molto ridotti che ci sono dentro la mia stanza e ho sistemato praticamente tutte le mie cose di make-up. Non che io ne abbia tantissime, ma penso che per una persona normale a cui piace comunque truccarsi più o meno sia nella mia stessa situazione. Quindi vi voglio fare vedere come ho organizzato gli spazi. Considerate che questa scrivania, scusate per il pigiama, è davvero davvero piccolina, credo sia un 60 centimetri, forse neanche. E questa qui l'ho comprata all'IKEA, ve la faccio vedere. Scusate la mobilità del mio treppiedi, proprio è fluidissimo. Comunque, questa è la scrivania. Questa è cassettiera qui si compra a parte. Questa l'ho pagata sui 12 euro, quindi una sciocchezza. Invece, il cosino per sedersi, che adesso non mi viene, questo l'ho pagato tipo 3 euro. La cassettiera in sé, se non mi ricordo male, l'ho comprata 3 anni fa, ma comunque dovrebbe costare sui 40 euro, quindi una spesa molto ridotta. E poi vi parlerò anche delle luci che sono presenti, appunto, con cui io mi trucco. Questa, tra l'altro, è una novità che ho comprato da pochissimo, non vedo l'ora di parlarvene perché è fighissima ed è utilissima anche per le ragazze che truccano, quindi fanno le make-up artist. Comunque, non ci perdiamo in chiacchiere, vi faccio vedere subito. Questo qui è il cassettino della scrivania, è sottile, ma ci entra davvero un sacco di roba. Lo vedete decorato con i fiori, è una carta adesiva perché in realtà è bianco. E io semplicemente ho comprato questa carta adesiva perché volevo abbellirlo. E adesso ve lo apro e questo è tutto quello che contiene. Ci mettiamo un attimino più vicini così vi faccio vedere tutto. Ok, allora questo è il cassetto e vi posso assicurare che ci entra veramente tanta roba. E adesso ve la faccio un attimino vedere come l'ho organizzata. Anche questi contenitori che si escono, sono due contenitori, anche questi li ho comprati sempre all'IKEA e li avrò pagati sempre sui 3 euro a contenitore. Allora, come vi dicevo, qui ci stanno tutte le mie matite. Non sono ovviamente tantissime, sono miste matite sia labbra che occhi, e per non avere un altro spazio solo per le matite occhi, perché in realtà le matite occhi sono soltanto queste due, quindi non aveva senso. E qui ho messo tutti i prodotti invece per la base che non uso giornalmente, quindi cose, diciamo, più particolari che utilizzo soltanto per trucchi serali, non cose che utilizzo ogni giorno. Ad esempio, questo è un fondotinta che sto adorando, che qui in Italia non vendono, è totalmente naturale ed è di questa marca che a me piace tantissimo. Mi spiace soltanto che, come vi dicevo, non lo vendono in Italia, però è reperibile anche online. Magari poi se vi interessa vi faccio una recensione, è totalmente naturale. Poi ho tipo il Primer Potion, che ovviamente non uso tutti i giorni in quanto è proprio silicone puro. Ho il Duraline di Inglot, anche questo silicone puro, lo utilizzo per diluire i prodotti, i prodotti in gel quando si seccano. Qui ho dei vari eyeliner in gel, che anche questi non utilizzo quasi mai. Qui c'è il correttore della MAC che non mi piace. Questo è sempre lo stesso identico fondotinta, solo di una colorazione più scura. L'ho inserito in questa boccettina per motivi che non vi sto qui a spiegare adesso. E poi, ad esempio, quest'altro fondotinta che in realtà si può anche buttare perché credo sia scaduto, quindi mentre ci siamo lo buttiamo. Campioncini di fondotinta, la matita nera per gli occhi, che anche questa non uso quasi mai. E un altro correttore, sono piena di correttori. E questo prodotto per sopracciglia, che ancora è praticamente nuovo, lo devo utilizzare, che è praticamente il mio preferito in assoluto. E lo tengo qui nello scatolino perché appunto ancora è nuovo. Mentre qui accanto invece ho i prodotti che utilizzo per la base
ogni giorno. Quindi io so che in questo scompartimento ci sono le cose che devo utilizzare giornalmente e sono per la maggior parte cose che mi piacciono, ma solitamente adesso non ce n'è perché le ho fortunatamente finiti. E solitamente ci sono anche un sacco di cose che non mi piacciono, ma le tengo lì proprio perché ho necessità di utilizzarli e finirli nel più breve tempo possibile. Qui abbiamo il mio amatissimo mascara della Essence, questo per me è assolutamente imbattibile. E, di questa cipria ve ne ho già parlato nel video dei preferiti ed è della Coast, anche questa è a un inci pressoché perfetto. Il fondotinta della Mulac Lipstick. Il pot per sopracciglia Nabla, qui abbiamo un altro correttore, questo è molto coprente, mi piace, è quello di Bella Oggi, però purtroppo è pastosissimo. Il Dewmix che utilizzo ogni giorno, lo adoro, soprattutto perché ha la pelle secca. E poi abbiamo qui sempre gli illuminanti di Mulac, questi qui sono quelli liquidi, anche questi li uso ogni giorno sotto il fondotinta, a seconda del trucco che faccio. Qui ad esempio c'è la terra di Mulac, che ne era rimasta davvero poca, quindi l'ho praticamente sbriciolata e messa qui dentro allo scopo di finirla. E poi ho questa matita che mi sembra sia della Avon, la odio, è praticamente una matita per gli occhi. È terribile, da una parte è tipo azzurra e dall'altra è blu, però la metto qui perché appunto la devo finire. E poi qui ho degli ombretti, questi sono degli ombretti che ho fatto io quando spignattavo, e anche questi sono messi qui perché li voglio finire. E qui c'è un'altra palettina che è l'obiettivo del 2017, del 2019 da finire, speriamo ci posso riuscire, ed è questa qua della Sleek che mi piace tanto. In questo scompartimento ci stanno anche altri ombretti che devo finire. Questa qui è praticamente la palette di Jeffree Star e la Beauty Killer. Ho depottato gli ultimi ombretti che mi sono rimasti allo scopo di averceli sempre a portata di mano per poterli utilizzare, anche se penso che il fucsia praticamente non lo finirò mai. Penso che o lo regalerò a qualcuno che lo usa o lo butterò perché non l'ho mai utilizzato, anche se lo vedete scheggiato perché purtroppo mi si è rotto depottandolo. Poi ho questa palette della Sleek di illuminanti molto carina, però anche questa la tengo qui perché lo scopo del 2019 è anche quella di finirla. E poi invece ho questa che adoro, è la palette della Mulac, però io l'ho customizzata a mio piacimento e dentro ci sono ovviamente tutte le cose che uso giornalmente, quindi l'illuminante, la terra, questa è la terra in crema che utilizzo anche ogni giorno, poi ci sono qui i correttori, questo ombretto che solitamente uso per fissare, la matita che vi facevo vedere prima dell'Avon, e quindi li metto praticamente tutti qua. Come vedete, ci sono tanti trucchi che riescono a stare in pochissimo spazio, considerate che non l'ho neanche riempito totalmente. Nell'ultimo scompartimento che non vi ho fatto vedere, che è questo qui, ci tengo tutti i rossetti e le matite che devo finire, che comunque utilizzo giornalmente. Quindi ci sono per lo più rossetti nude e qualche matita che ho intenzione appunto di finire entro l'anno, perché altrimenti le cose vanno male, soprattutto le matite, sia per occhi che per le labbra. Ho tanta difficoltà a finirle perché non le uso quasi mai. E quindi un altro scopo sarà quello di finire quante più matite possibili per quest'anno. E questo è come ho organizzato il cassetto, ma non è finita qui perché vi starete chiedendo sicuramente dove sono le palette. Allora, io e soprattutto gli altri rossetti, perché quelli erano ovviamente solo una parte. Il resto l'ho messo qui giù in questa cassettiera. Praticamente ho messo, devo cercare di non fare cadere nulla, e ho messo i rossetti all'interno di questo contenitore a specchio che apro in questo modo, così,
di modo che non prendano polvere perché sono difficili e fastidiosi da pulire, essendo appunto piccolini e singoli. E qui ho messo, li ho sistemati insomma un po' come venivano prima, tutti quelli del Mulac più in Abla. Kat Von D, MAC, qui abbiamo delle marche meno conosciute, anche se sotto ci sono le tinte della Mulac, ma poi abbiamo anche dei rossetti della Kiko, Benecos, e qui ho diciamo dei colori un po' più strani, una tinta Sephora e poi quelle di Lancrime, che ho comprato praticamente anziché comprare dei colori che avrei potuto utilizzare durante tutto l'arco dell'anno, ho deciso di comprare dei colori così strani che praticamente alla fine non ho mai messo, tipo questo verde fosforescente che è fighissimo sulle labbra, però non ho avuto mai occasione di metterlo, o quest'altro che è un colore molto particolare ed è tutto brillantini praticamente. Mi piacciono, però ovviamente sono dei rossetti che non si usano quasi mai, diciamo che quelli che uso di più sono contenuti tutti in questo scomparto. E poi ho messo dietro le palette. Le ho messe dietro per un motivo molto molto semplice e ovviamente non è che tutti i giorni uso delle palette diverse, cerco di utilizzare quelle che tengo in questo cassetto per finirle. Queste invece sono quelle più belle che mi piacciono e che utilizzo soprattutto per i trucchi serali. E di queste appunto ne ho tante, come vedete lo scomparto non è neanche del tutto pieno, ancora ce ne stanno parecchie. Alcune, quelle più piccole, le ho messe qua, tipo quella di Smashbox, ho alcuni colori appunto di Nabla, quella Mulac, questa qua è la mia palette preferita in assoluto, io adoro questa palette. Quindi come vedete il cestello, nonostante comunque ci sia tanta roba, ancora si potrebbe appunto tranquillamente riempire con altre palette. Ho cercato di organizzarlo in questo modo, di modo che io so che quando devo completare un trucco, quasi tutto quello che mi serve lo trovo qui. Mentre nel reparto sotto ho messo intanto questi qui che sono praticamente dei portarossetti, per quando vado in giro solitamente porto questo, oppure se il rossetto non sta all'interno di questo, solitamente utilizzo questo qui che ho comprato da Tiger. Qui ho messo praticamente le palette che non uso mai, sia questa qua ad esempio che è vuota, queste qua Nabla che per ora non sto utilizzando anche se sono da finire, questi illuminanti un po' più particolari Mulac che sono colori un po' più pazzerelli che comunque non si usano tutti i giorni, e questa è la restante parte della palette Mulac per contouring mista sia in crema che in polvere nei colori più scuri, che sono appunto quelli che io non utilizzo mai e che dovrei cercare appunto di terminare in qualche altro modo. Però come vedete sono appunto dei colori così tanto scuri che mi viene davvero difficile utilizzarli, perciò li tengo qua e cercherò di finirli in altro modo. E poi dietro abbiamo questa cassettiera che ho comprato dai cinesi e in questa parte ho praticamente vari accessori, come ad esempio se si apre le spugnette nuove, questi qui che servono appunto per fermare i capelli, qui ho il primer per i glitter, qui ho questa palettina che serve per mischiare varie colorazioni di fondotinta o ombretti, mentre nella parte sotto, se sto coso si chiude, ho quello che serve per le ciglia finte, quindi anche questi li tengo qua perché si impolverano ovviamente molto di meno. Essendo questi cassetti comunque con le griglie, come vedete, ovviamente tendono a prendere tanta polvere. Nell'ultimo cassetto ho messo praticamente tutti i contenitori che utilizzo per il make-up, quindi non so voi come li potete definire, tipo portatrucchi fatti in stoffa, e considerate che sia questo che questo sono pieni di altri portatrucchi dentro, quindi ne ho davvero tantissimi, anche perché quando viaggio spesso anche nei portatrucchi metto ad esempio i calzini o le mutande per separare dal resto della biancheria, quindi mi piace averne davvero davvero tantissimi. E questa diciamo che è l'organizzazione principale del mio make-up, però una buona parte sta anche sopra.
Ok, ora ci spostiamo dalla parte sopra e vi faccio vedere come ho sistemato. Un'altra buona regola per salvare spazio è utilizzare le alzatine. Io ne ho qui una a tre piani che ho fatto io. Quindi, come vedete, c'è nel primo piano più in alto il rossetto gigante che vendevano, mi sembra, da Bottega Verde. Poi ho nel secondo ripiano tutti i profumi e nel terzo ripiano io metto, vi faccio vedere un po' più da vicino, i pennelli che utilizzo giornalmente. E li tengo lì, li tengo appunto separati dal resto perché essendo pennelli comunque sporchi, io questi li utilizzo ogni giorno e li lavo a metà settimana, quindi solitamente il giovedì e la domenica. Li tengo lontani dagli altri che ovviamente tengo qui, adesso vi faccio vedere, proprio perché non solo sono sporchi, ma comunque passandoli sul viso, anche se il mio viso è pulito, comunque ci possono essere tracce di sebo o comunque sporcizia varia e non mi va che vanno ad intaccare gli altri che tengo invece puliti. E li tengo in queste tre confezioni. Mi sposto di qua così vi faccio vedere. Tra l'altro questa qui azzurra l'ho creata io. L'ho disegnata appunto io, mi piace tantissimo, mentre questi due contenitori è il tubo che vende Neve Cosmetics, dove appunto ci stanno dentro tutti i pennelli. Io ho separato il tubo così ne ho fatti praticamente due. Questo me lo regalò un'amica tanto, tanto tempo fa. E lì tengo tutti i pennelli puliti. Questi pennelli ovviamente messi lì si impolverano facilmente, quindi solitamente io prima di utilizzarli gli do sempre una spruzzata con l'alcol. Vado comunque a lavarli, non dico una volta alla settimana perché sono davvero tanti, ma una volta ogni 2 settimane sicuramente, perché comunque essendo esposti all'aria tendono inevitabilmente a prendere polvere. Quindi è bene tenere sempre i pennelli puliti. Poi, in quest'altro contenitore che vedete qui dietro, qui dove vi sto indicando, ci sta tutta la mia skincare, quindi io so che se mi serve una crema o qualunque cosa posso trovarla lì dentro. Mentre adesso, come vi dicevo, parliamo della cosa più importante, che sono le luci, perché spesso quando si ha poco spazio non si ha neanche spazio per poter installare varie luci. Ora, io da poco ho comprato questa Rite Light che vedete ed è questa qui rotonda. Intanto lo specchio è quello della Babyliss e questo me l'ha regalato Giuseppe, non stavamo insieme neanche da un anno quando me l'ha regalato, quindi ha quasi 5 anni praticamente questo specchio. Io lo adoro, mi piace tantissimo perché questa è la parte dove mi trucco, però volendo, se vi dovete togliere le sopracciglia, schiacciare qualche brufolo, qui abbiamo la parte appunto ingrandita che è davvero davvero molto utile. Purtroppo il difetto di questo specchio è che non fa una gran luce, soprattutto anche la luce bianca comunque naturale che fa è molto fioca, quindi non riuscite praticamente a truccarvi in maniera decente. Proprio per questo ho risolto il problema, salvando anche tantissimo spazio con questa Rite Light. Allora, ve la voglio fare vedere perché è stato veramente un acquisto intelligente. L'ho presa su AliExpress alla modica cifra di 20 euro, magari vi metterò il link nell'info box. È composta da tre parti. Abbiamo praticamente c'è praticamente il treppiedi, che è questa parte qui sotto, questa parte qui, che praticamente è un selfie stick normalissimo, con la differenza che sotto c'è un gancio che si attacca al treppiedi, e poi c'è la parte della lampada. E considerate praticamente che voi potete attaccare a questo treppiedi allungabile che arriva fino a 1,5 m, non solo questa lampada, quindi potrete metterla alta fino a 1,5 m, ma anche il gancetto per il cellulare, che vi faccio vedere è questo qui.
praticamente. Quindi al posto della lampada ci mettete questo gancetto. Purtroppo non c'è la possibilità di metterlo dietro per metterci il cellulare. Quindi eventualmente se volete riprendervi mentre avete la luce accesa, sarà necessario l'utilizzo di un ulteriore treppiedi. Però lo trovo molto comodo perché comunque questo è bellissimo da portare in vacanza quando siete magari in giro e non avete nessuno per farvi una foto, potete utilizzare appunto questo treppiedi e metterci il vostro cellulare. Difatti, in dotazione vi danno anche il telecomando per fare le foto, anche questo utilissimo, sempre in questi 20 euro. Però adesso arriviamo all'utilizzo di questa lampada. Allora, vista così, insomma, sembra una normalissima lampada che non fa neanche tanta luce. In realtà c'è qui un telecomandino che potete vedere qui è illuminato, con cui potete accenderla e questa è la luce che fa. Vi assicuro che magari dal video non si direbbe, ma è tantissima. Io riesco a illuminare praticamente metà stanza solo con questa luce. E così è il massimo, però la luce si può anche abbassare di luminosità in questo modo. Questo è il suo minimo. La riportiamo al massimo, così vi faccio vedere anche che non solo c'è la luce bianca, ma c'è anche quella gialla, quella mista che imita la luce naturale e quella bianca che è comunque quella che io preferisco e la lascio sempre in modalità bianco perché mi piace di più truccarmi con la luce bianca rispetto a quella naturale perché secondo me si vedono meglio le imperfezioni. E io l'ho messa praticamente. L'ho messa praticamente sotto al mio specchio in questo modo, che prende pochissimo spazio, però allo stesso tempo è utilissima perché vi illumina praticamente in maniera perfetta tutto il viso. Niente, questo alla fine era un po' tutto quello che avevo da farvi vedere. Come vi ho detto, in un minimo spazio, che è quello appunto che avete visto, ci ho fatto entrare davvero di tutto. E, sono molto felice, spero che questo video vi possa essere d'aiuto, insomma, anche per la sistemazione appunto della vostra postazione make-up, come vi ho detto, considerate che si trova tutto in meno di un metro, quindi è diciamo tutto compresso, però secondo me è ben organizzato. Fatemi sapere se eventualmente vi piacciono questo genere di video, posso farvi vedere anche come ho sistemato il mio armadio, considerate che la mia stanza è davvero un buco e io ho davvero tanti vestiti, quindi eventualmente posso farvi vedere come ho sistemato l'armadio per renderlo un attimino più organizzato e per farci entrare quanto più cose possibili senza essere totalmente confusionario. E noi ci vediamo al prossimo video, lasciate un like se questo video vi è piaciuto, vi è stato utile. Un bacio a tutti!